Piccoli Amaranto Crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold. Amici del calcio giovanile, buona serata da Palazzo del Pego. Torniamo a seguire il campionato Berretti. Sta per iniziare la gara tra l'Arezzo e la Pianese. Arezzo che aveva vinto la gara d'esordio che avevamo seguito e poi c'è stata la sconfitta, per la verità, netta in casa della Viterbese. Agamini. Tanvuò però di forza, ruba palla, attenzione alla ripartenza della Pianese, Tanvuò addirittura prova il pallonetto da metà campo, aveva visto Gagliardotto troppo avanzato e Tanvuò ha cercato di sorprenderlo, Diafwana Tanvuò. Buono qui questa torre di Sussi, Agamini molto largo, in mezzo è rimasto Sussi che può schiacciare e la palla salvata quasi sulla linea da Fortuni, non è finita con Verdelli, altro tiro ribattuto. Arezzo un passo dal vantaggio. Siato l'arbitro. Va su, sì, traversa. E palla fuori. Parte alta della traversa. Sussi ancora protagonista. Dopo l'occasione di testa di poco fa. Adesso palla che era ben indirizzata. Colpito alla parte alta della traversa. La neve esce molto bene su di lui, poi va a lanciare, vediamo il tentativo di scatto ancora di Sussi che se ne va via molto bene, Sussi in area di rigore, Sussi mette dentro, non ci arriva nessuno. Agamini, slalom, João Pai ben sbarcato in area di rigore, João Pai dentro, tentativo di Agamini, la presa di Dragone su Agamini. Va Verdelli, palla bassa Baldoni con Martini in posizione di recupero, attenzione perché la Pianese ha recuperato palla, se ne va in campo aperto con questo lancio per Lelli, l'uscita del portiere Gagliardotto non è finita, c'è il fallo però, attenzione, è giallo per Gagliardotto perché ha fermato così Battistini, ripartenza davvero travolgente della Pianese. Prova a cambiare tutto. Ancora il padrone di rigore, uscita di testa. Sussi, stop di petto di Sussi. Ancora Dragone. Palla che rimane lì. E c'è calcio di rigore. Attenzione, colpo di scena. Calcio di rigore. L'Arezzo potrà andare dal dischetto. Rivediamo. Fallo di mano netto di Zagaria. Zagaria sulla conclusione di uscita. E attenzione a Sussi che può portare in vantaggio l'Arezzo nella parte finale di questo primo tempo, dopo che c'era stata un'altra grande parata di Dragone. Con l'arbitro Leonetti è andato a dire un po' di cose proprio a Dragone. Attenzione, momento importante della gara. Sussi. La palla del vantaggio per l'Arezzo. Dragone prova con questi saltelli a ipnotizzare Sussi. Va Christian Sussi! E spiazza Dragone. L'Arezzo in vantaggio con Sussi destro. Dragone dall'altra parte. E dunque l'Arezzo sblocca. Martelli scarica dentro, dove c'è Agamini che prova la rovesciata addirittura. Palla di un soffio fuori, splendido gesto tecnico di Agamini. La salita di Ruscetta, palla dentro per Sussi, 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 solo Sussi, evita Dragone, Sussi! Il 2-0, la doppietta di Christian Sussi. Protesta Dragone, rivediamo Ruscetta, protesta probabilmente per la posizione di partenza di Sussi, che però è bravo qui a superare Dragone, la porta poi si era molto difilata la palla e riuscito lo stesso Sussi a mettere il pallone in rete e dunque doppietta per Christian Sussi al terzo minuto. L'Arezzo è sul 2-0,
Sussi ha visto dall'altra parte Guscetta, tutto solo, Guscetta, Ruscetta, Ruscetta, destro in diagonale! E c'è il 3-0 dell'Arezzo! Splendida la ripartenza, splendido l'assist, eccolo qua, di Sussi che ha visto Ruscetta e qui completamente fuori posizione la difesa della Pianese. Ruscetta ha potuto controllare, eccolo qua, controllo, destro, niente da fare, fuori causa, Dragone. E dunque al 12esimo l'Arezzo, possiamo dire che sigilla il risultato, 3-0. Cerca Martini, qui buona finta, va via sul fondo, mette dentro. Arezzo che si salva, poi il tiro in rete da parte di Sartori, una fucilata improvvisa dal limite dell'area. E dunque accorcia le distanze la Pianese con Sartori, entrato dalla panchina. Rivediamo Martini qui, ha messo dentro, pallone salvato inizialmente da Guscetta, poi ritorna su Sartori, su deviazione credo Amaranto, conclusione potente. Centrale, né Pellegrini né il portiere Gagliardotto riescono a intervenire e dunque alla mezz'ora arriva il gol della Pianese. Zagaria, di nuovo Dragone con i piedi, rischia di allungarsela, Zuppel gliela porta via, Zuppel porta vuota, Zuppel, 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 il 4-1 al 36esimo, regalo di Dragone a Zuppel che non si è fatto chiaramente attendere nella conclusione. Retro passaggio di Zagaria, Dragone qui ingannato nel primo controllo brutto di destro, se l'è allungata, in scivolata ha tentato, rischiando anche di far fallo su Zuppel che poi di sinistra di prima intenzione è riuscito a toccare rasoterra e la palla lentamente e mestamente per la Pianese si è infilata dentro e dunque l'Arezzo trova anche il quarto gol, il primo gol con la maglia dell'Arezzo per Diego Zuppel. Aggancia Zuppel, Zuppel sinistro e l'arbitro fischia la fine, dunque l'Arezzo vince nettamente 4-1 contro la Pianese, terza giornata del campionato Berretti. Nel primo tempo il gol di Sussi su calcio di rigore, aveva preso anche una traversa Sussi, nel secondo tempo Ruscetta, ancora Sussi, anzi prima Sussi e ancora poi Ruscetta, quindi il gol della Pianese con Sartore e poi il 4-1 realizzato da Zuppel sulla palla persa dal portiere Dragone. Arezzo che sale al secondo posto in classifica, tanto c'è una espulsione incredibile per Verdelli in una giornata di festa per l'Arezzo, qui è volata forse qualche parola, qualcosa che è accaduto e dunque un rosso sicuramente evitabile per Verdelli, finisce dunque con questo neo, possiamo dire che macchia un po' leggermente questa vittoria. Comunque l'Arezzo ha vinto 4-1, è al secondo posto in classifica alle spalle della Viterbese che comanda 9, Arezzo ha 6 punti, è tutto da Palazzo del Pego. Grazie per aver seguito la nostra telecronaca, i prossimi appuntamenti con il calcio giovanile. Piccoli Amaranto crescono, una esclusiva Arezzo TV realizzata con il contributo di Chimera Gold.